Ciao ragazzi, benvenuti alla posta di salute in movimento, domande e risposte sul magico mondo del fitness. Allora, seconda parte della risposta alle domande di Francesca Sibilvane, che ha acquistato un anno fa una siculette che utilizza e da poco tempo ha anche acquistato un'ellittica. Allora, sulla siclette le domande che fa sono relative a per quanto tempo, quante volte alla settimana, quanta resistenza, devo pedalare in piedi o seduta, quali muscoli vengono coinvolti, cosa posso fare con l'ellittica in buona sostanza. Allora, fermo restando che sia l'una che l'altra non sono i miei attrezzi preferiti, ti posso dire sulla siclette che sicuramente i muscoli che vengono coinvolti sono i muscoli delle gambe in toto, e dal momento che devi tenere un certo tipo di posizione di controllo del busto in particolare, sicuramente anche gli stabilizzatori hanno una loro importanza, un loro coinvolgimento, quindi gli addominali, sicuramente anche la schiena. Bisogna stare attenti perché spesso si tende anche a compensare con la parte alta, quindi si va magari a contrarre i trapezi e comunque le spalle, a incassare un pochino la testa dentro le spalle, quindi diciamo che non è molto semplice tenere una buona posizione sulla siclette. Per tutti questi motivi e anche per il fatto che la posizione seduta fa sì che il peso si carichi sulla zona lombosacrale, diciamo che la siclette non va fatta per tanto tempo, quindi va bene in una fase di riscaldamento, ma non è salutare farla magari per 40-50 minuti tre volte alla settimana. Quindi sì, a un riscaldamento, a un warm up di 5-7-10 minuti, ma poi io per il resto farei dell'altro, anche per gli intervalli cardio. Per quanto riguarda l'ellittica, che coinvolge sicuramente tutto il corpo, dove c'è il movimento sia delle braccia che delle gambe, dove si sta in stazione retta, quindi il peso è meglio distribuito, puoi pensare di usarla sia per il riscaldamento che, volendo, per fare degli intervalli tra un allenamento e l'altro, magari dove utilizzi invece una modalità di allenamento più tonificante, di mezz'oretta, non di più, ma sempre con andature piuttosto sciolte, senza andare a caricare troppo di intensità il tuo lavoro. Ecco, una cosa importante invece che io farei al tuo posto è quella di comprarti un tappetino, perché vedo che non hai un tappetino fitness, non hai pesetti, non hai né per polsi né per caviglie, vabbè, lo stesso, però io i pesetti li comprerei, e magari un tappetino fitness sì, mentre se devi fare degli intervalli cardio io utilizzerei proprio il corpo con dei lavori aerobici, ma a corpo libero, senza usare sicuramente la siclette. Ok, grazie per l'attenzione, alla prossima ti risponderò su altri attrezzi di cui mi hai chiesto un'opinione. E per il resto, nel frattempo, io vi saluto e vi rinnovo l'invito a scriverci ancora alla posta di salute in movimento per sedare i vostri dubbi e le vostre incertezze sul magico mondo del fitness. Ciao!